Risultato a sorpresa a Torino, dove la Juventus, linea verde, per le assenze dei titolari chiamati in nazionale, ha battuto il Napoli, fatto tutto d'esperienza. Il Napoli pensava di avere facilmente ragione dei bianconeri e di poter affrontare il prossimo turno di Coppa Italia con un punto in più del Milan, antagonista diretto per il posto in finale. Le immagini si riferiscono all'avvio, che ha visto la Juventus più attiva, soprattutto grazie all'ottimo lavoro di Fanna sulle fasce laterali. Il Napoli si è limitato a controllare, pronto a lanciarsi in contropiede. Ma Savoldi e Chiaruggi sono quasi sempre stati anticipati dalla difesa juventina e quando questo non è accaduto, Alessandrelli ha dimostrato di saper far ottima guardia, come vedremo al termine di questa azione. Furino si è dimostrato molto nervoso, tant'è vero che dopo essere stato ammonito è stato espulso dall'arbitro Tognolini al 42esimo. Poco dopo la Juve segnerà. C'è questa punizione. Boninsegna difende molto bene il pallone, poi torna indietro, mette al centro, Spinosi è il più lesto a saltare di testa e a sorprendere tutti. È l'1-0. Nella ripresa la Juventus in 10 subisce le offensive del Napoli, che al quarto riuscirà anche ad andare in rete. Al termine di questa azione, condotta da Giuliano in collaborazione con Vinazzani, è conclusa da Chiaruggi, ma l'arbitro annullerà. Di Marzio cambia la palma e massa con Bruscolotti e Nuccio per dare maggior penetrazione al Napoli, ma la Juventus si difende con ordine. I partenopei insistono e nell'area della Juventus si accendono mischie furibonde che si concludono spesso con delle punizioni, come questa battuta d'astuzia da Chiaruggi e questa, che vedremo tra poco, battuta invece di potenza sempre dall'ala partenopea. La Juventus sembra aver acquistato esperienza e sicurezza e si mantiene calma anche quando corre grossi pericoli, come al termine di questa azione, l'ultima che vi mostriamo. Ancora Giuliano è l'animatore della manovra. Poi ci sarà una buonissima palla per Vinazzani. Alessandrelli è sorpreso, ma sarà Morini a ribattere sulla linea. È l'ultima occasione, il risultato resta fermo sull'1-0.